Buongiorno. Il ritardo, perché il ritardo? Che avete combinato? L'autista, la colpa dell'autista. L'autista che per la fama ha perso la vista. Eppure uno che mangia, Chi sei tu con questi capelli tirati col pompon dietro? Chi sei? Io sono Roberta di Sant'Emilio, della ristorante della piazzetta. Niente, dopo. Ok. Roberta e poi? Del ristorante La Piazzetta di Sant'Emilio. Cognome? Nepa. Ristorante La Piazzetta dove si fa la porchetta? No. Non mi veniva la rima, mi veniva. Baccalà. Piazzetta Baccalà? Sì. Piazzetta Marà ti fa il baccalà. Quella è Piazzetta, come si chiama? Non rispondo più. Che cuciniamo? Perché lei va addirittura al Salone del Gusto di Torino. Sì. Visti i precedenti? Partite in orario, perché sennò Torino non è che aspetta a voi, Okay. Qua troppo è andata, prego. Qui facciamo un baccalà a vapore, filetto di baccalà, messo in ammollo per 36 ore, dissalato per bene, poi cotto a vapore, condito solo con olio crudo, lo disponiamo nel piatto. Ma partite già la signora, sta facendo già la... Io voglio il dolce, cioè... Okay. Lo vuole adesso? No, adesso no. Allora. Ma se si prevede. Questi sono dei broccoli normali, lessati. Sei preoccupato tu? No. Quando senti, lessare i broccoli? No. E che non li abbiano ancora preso? Olio crudo, un po' di pepe. Pepe, sì, eh. E voilà. E mo questo è pronto, no? Questo è prontissimo. Troppo facile mi è parso, troppo facile mi è parso. Perché è facile? Due secondi ci metto, non vale. Ma pure tu devi recuperare sul tempo perduto? No, io non devo recuperare niente. Che viene adesso? Adesso stiamo preparando, appena l'acqua è in ebollizione, una linguina col sugo rosso di baccalà. Oh, e poi? E poi facciamo il classico baccalà con le patate. Bello, classicissimo. Sì. E poi dolce di baccalà? No. Ah, ecco. Una sfogliatina di mandorle croccante con la crema scintillita. Si vede? Non gliela faccio vedere. Non me la fai vedere per punizione? Sì. Dai, sono pronta. Non devi fare niente in questo momento? Devo aspettare, l'acqua. Allora canta. C'è Loris, ancora una volta. Loris... Come vai? I tuoi fans, le tue fans si scrivono su Facebook, YouTube. Si scrivono, mi chiedono anche di te. No, lascia stare. Parla domande assurde. Parla di domande assurde. Alcune anche sì, sotto vita privata. Parla di te, parla di te. Parlo di me. Parla di te. Sto contento di stare qua. Contento di essere, di stare qua. Ma qualcosa di più originale non vi esce. Ma... Mi sono rotto di stare qua, per esempio. No, già, no, no. Già sarebbe qualcosa di più. L'altro giorno ho incontrato tua figlia, mi ha detto, ma come ti ce la fidi? Dai, su. Dici qualcosa di più, brillante. Ma però non invito più, Che no, vabbè, che ti devo dire? La verità è che tra tanti impegni che ho, tra l'università, tanti impegni, orari assurdi, sto qua, mi fa piacere stare qua, è la verità. Senza montare... Per noi è un piacere averti. Allora, tu mangi oggi? Perché sei sempre scappareccio, sì, purtroppo. Poi sei portato il fratellino per fare in modo che ti aiuti e quindi puoi mangiare qualcosa. Faccio sfondare e io mangio. Grilli, buongiorno. Allora, tu sei chi sei? Tu canti tu? Io non canto. Ma sai cantare un pezzetto? Pur essendo di nome Grilli, ma non canto. Tu sono c'hai stonato. Grilli per la testa. Grilli, senti, mi devi promettere che alla fine del ciclo di trasmissioni vieni qua e cantiamo insieme, dai. Va benissimo. Promesso, l'ha detto, eh? Sì, sì, ormai tutti... Allora, che le dedichiamo alla signora? Roberta le dedichiamo. Voglia o non voglia, le tocca Roberta. Più originale di questo non esiste, quindi Roberta. No, perché se si ricordate, cioè, me l'avete messo già l'altra volta. Qua, mamma mia. E beh, quando c'era da me? Era un'altra cantante, io non c'ero, quindi... Ah, no? Non l'hai vista mai? No, signora. Allora era una ragazza l'altra volta. Beh, sentiamo adesso la versione famosissima di Loris che canta. Con buona spesa, così porrebbe più di capo. Non ci ascolta, canterà. Roberta di Peppino di Capri. Vai, Loris! Lo
lo sai, non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai paura in me, Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te, in ogni istante, per la felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare, Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te, ogni istante, per la felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare, ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Siamo qui, siamo qui. È il tuo momento. Sì. Allora, ho preparato un sugo con un soffritto aglio, cipolla, sedano e carota. L'ho soffritto appena e poi ho messo giù del pomodoro. I classici, le classiche bottiglie che si fanno. Ah, le bottiglie che si fanno in benestare che scoppiano, perché ogni tanto scoppiano? Perché non è pulita bene la bottiglia, oppure non ha fatto bene il bagnomaria. Bagnomaria. Non è stata tappata bene. A te mai ti scoppia? No. Solo a te non scoppiano, tutti, una bottigliettina succede a tutti. Mio fratello è bravo a fare queste cose. Quante ne fate? Tante. Tante, perché serve per voi, per il ristorante, poi per la casa di tua sorella, sì, per il nonno, il cugino. No, non c'è più. Non c'è più. Ok, ho fatto questo trito, ho messo il pomodoro a metà cottura. Hai fatto un tritume, si potrebbe un dire. Un tritume, oh, sì. E boh? Allora prendo il baccalà, tolgo tutte le spine, l'ho fatto a pezzetti e lo metto insieme al sugo. Faccio bollire altra mezz'ora ed è il sugo questo. Ed è pronto. Aspettiamo la linguina. A parlare a Raffaello perché c'è tempo. Lavora con il marito. Lavora col marito. Tu lavori con tuo marito, vero? E col figlio. E col figlio. Sì. Perché non ti può dire? Sì, sì, no, è lui che sento. Lui dà le notizie. Sento bisbigliare. No. Ristorante La Piazzetta, quindi specialità? Baccalà. Sì, ma faccio altre cose, non solo il baccalà. Beh, se no, so che tu vai al Salone del Gusto di Torino, invitata. Sì. Con Grilli? Sì. Che va a 100 alla visita, con 150. Quando andava? No, vado con mio figlio. Ah, giustamente. Con lui mai più. Mai più? Mai più. Vabbè, battuto, diciamo, allora, da Amadori. No, prima di andare. Da Amadori
fino all'uscita di qua? 6 minuti. 6 minuti. Io ho detto, dai, io dai, tremo ancora. Dai, dai, la bravata ancora, dai. Eh? Sì. Allora, il Salone del Gusto si svolgerà a Torino dal 25 al 29 di ottobre. Tu ci vai? Sì. Ogni anno? Sì. No, è biennale, si fa un anno sì e un anno no, alternato. Ma, allora, a Cisa. Ogni volta che si fa ci vai? Sì. Di perso un salone? No, dal primo, dal 1996. Sembra uno che vende i mobili, salone, dimmi. Dal primo qual è stato? Nel 1996, quindi un po' di tempo fa. E vai su, che fai? Qual è il tuo ruolo? Quello di far conoscere i prodotti della Val Vibrata, ma anche dell'Abruzzo. Per un periodo abbiamo rappresentato insieme all'avvocato Masi l'Abruzzo, quindi e portate abbiamo fatto anche la grande panarda, un pranzo di 125 che portate. È la panarda? Dicesi panarda. Che panarda in greco significa tutto il mangiare, è una tradizione principalmente aquilana, è diciamo di 40 pietanze e c'è un signore col fucile che dovrebbe ammazzare chi si blocca nella sequela dei piatti, però poi non avviene, ma nella storia c'è questo. Ma sono assaggini, spero. Sono assaggini. Noi abbiamo fatto 40 piatti. Un pranzo di 125 forse portate. D'amore forse la fa, senza fucile. 125 portate. Anzi, d'amore spara il fucile se ne porta l'altro. Partendo da mezzogiorno e finendo a mezzanotte, partendo dal mare, la cucina delle colline, la cucina delle montagne, la cucina dei parchi. E abbiamo presentato e poi tutto. Quando avete preso a mangiare tutte queste cose, erano assaggini. La cucina dei porci, dei pacchi. E c'erano due tedeschi, i quali, dopo aver mangiato una grande fetta di torta di Montorio, hanno detto: quando vuoi rifare, vuoi chiamare perché noi tornare. Ma tutto, non solo tutto, la torta. Hanno mangiato tutto, senza fucile. Non bevevano acqua, non bevevano vino, bevevano goccio di whisky, ma un bicchiere di whisky è durato tutto il pranzo, insomma. Quindi... Beh, allora sono contenuti sul bere. Allora, dimmi qualche altra specialità che fate al ristorante, invece di oltre al baccalà, se no è sempre baccalà. Agnello, tutte le tradizioni abruzzesi, maccarugli, pallettelli. Sì, è quello classico, quella chitarra, quella di una volta. Sì. Le mazzarelle? Le mazzarelle, la capra, conigli. Alla neretese? Sì. Poi? Poi. Ah no, dico, va bene, va gli bene. Gli occhi, tutto fatto in tutto. Casa. Sì. Tu quante volte sei stata, la signora? Parecchie volte, l'ultima volta sono stato ieri sera. Sempre gratis, eh? No. Sempre gratis, no. A scroccare viene questo, eh? Gratis no, perché no. Gratis? Dici la verità, vi scroccai. Pago le spese. Il lavoro. Allora, Grilli, perché hai scelto la signora per andare a rappresentare l'Abruzzo o la provincia di Teramo? La provincia di Teramo. Al Salone del Gusto di Torino? Perché avevo fatto 3 nomi e il presidente regionale ha scelto Roberta Nepa, non raccomandata, ma era un... Ce l'hai con me? No, siccome tu lo fai mangiare gratis, gli altri non è due... Vero, no, no. Non fermi tutti, non lo diciamo, ma gli altri due sai chi erano, sì? No. Per no, rispetto so, delle persone non lo diciamo, posso dire. Ma lei lo sa? No, manco lei lo sa. Poi me lo dice a parte a me, eh? Beh. E là non ti fanno mangiare gratis, quindi hai optato per la signora. Allora. No, il discorso è che nel Salone del Gusto l'Abruzzo presenterà tanti piatti e Sant'Omero ha una tradizione dall'inizio del Novecento che è diventato un centro famoso per il baccalà, per una famiglia che si chiama Monti, lo dobbiamo dire questa cosa. E diciamolo, è morto tutti morti? No, ci sono i pronipoti. Cucina, no? E c'è un no, Monti no. Ancora, eh? Purtroppo sì, è quello che comanda, dai. E quindi Sant'Omero è diventato famoso, fanno una sagra sul baccalà. Sì, ci sono stato. E chiaramente Roberta è una dei massimi interpreti. Perché sono stato invitato, ma non mi hanno portato da te. Lo sai dove mi hanno portato, secondo te? Non lo so. Dalla piazza che sta tutta quella gente. Sì. Non sei tu, la vera? No. Ti dispiace? Ci vuole stare? Cosa crigeni? Ci sta pieno. Lo so, ma è un lavoro diverso. Sì, lo so. Vabbè, comunque era buonissimo. Sì, sono 2 anni. Sì, come c'è, no. C'è baccalà, mi ricordo, che ho mangiato. Molto buono. Vabbè, come siamo messi lì? Siamo quasi... Dal dente mi vedo, li vedo. Crude te li faccio. Non li voglio crudi. E te li cuocio. Ancora da capo? Sì. Vabbè. Ti stanno guardando? Spero. Hai detto, che hai detto? Tutta Nereto? Nereto che c'entra, Sant'Omero. Vabbè, ma tu Nereto, Sant'Omero, sempre là state. Avete detto, vado domattina alla televisione, guardatemi. Mi sono fatta apposta i capelli ieri sera. I capelli? Non te li fatti? No. Ah.
Io li porto sempre così per lavorare. Sempre, per lavorare. Giorni chiusura? Domenica. E andare a spasso, vi divertite un po'? No, mi riposo. Non è che andare a mangiare qualche altro ristorante per vedere? No. Sì, sì, sì. Qualche volta. Sì, cioè. Sì, sì. Quando andare. Poi lui ci invita, andiamo. Ah, invita lui pure qualche ogni volta. Tanto. Grilli, si ricomincia. Allora. Ogni tanto. Quello che fai adesso, scusa? Adesso l'ho impiatto. E quindi poi... già, ma se raffredda, che è? Perché l'hai fatta adesso? Mo se dovrebbe mangiare mo questo. Ma mica l'ho fatto per fartelo mangiare. Solo per far vedere? Sì. Vabbè, facciamo vedere. Impiattiamo. Dopo te lo scallo. Sì, dopo te lo scallo. Con grande... ma che cosa canti tu? Quella canzone di Carlos oppure una moderna dei Modà? Come sempre faccio scegliere a te. Vabbè. Tu vuoi una moderna oppure vuoi una canzone romantica intitolata Se l'amore se ne va? Bene. Romantica, la vuole romantica. Andiamo, vai, Loris. Se l'amore se va, che vacío immenso. Quei di nostra vita, quanta solità. Se l'amor se va, perde l'allegria, non ma la fantasia, al querer sognar. Quando già non sta, falta lo de sale, e la misma cale. Nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, falta la pareja para enamorar. Si el amor se va, si no pasa el tiempo, pasa los momentos de felicidad. Si el amor se va, todas las manías pierde simpatía porque ya no está. Pero cuando está, vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es fecha. Si el amor se va, si el amor se va, es lo sentimiento, sopra otro viento, duele recordar. Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando mis amores para conquistar? Si el amor se va, ya no hay pasiones en los corazones y en su palpito. Pero cuando está, todo se engalana, doblas las campanas de felicidad, la felicidad. El amor me da, bésame amor mío, que es estar conmigo, el amor está. Si el amor se da, ¿a quién dar las flores cuando mis amores para conquistar? Si el amor se va, ya no hay pasiones en los corazones y en su palpita. Pero cuando está, todo se engalana, dobla las campanas de felicidad. La felicidad que el amor. Bésame, amor mío, es estar conmigo, el amor está.
Quando se ne va... No, cos'è questo era italiano? Allora, cos'è? Impiattiamo. Perché in silenzio? Devo parlare? Sì. Cosa ti dico? Sto preparando. Sta impiattando la signora Roberta. L'altra volta mi diceva, no, il formaggio nelle pubblicità che fine ha fatto? Formaggio? Parla forte. L'altra volta alcune persone che ho incontrato mi dicevano, ma durante le pubblicità il formaggio che era pronto, no? Che era pronto. L'ho mangiato, beh, allora, ma l'ho dichiarato. Questa è la linguina. Questa è la linguina, questa è la linguina, questa. Adesso? Non dici niente, non ti piace? Sì, coreograficamente è molto apprezzabile, ma dal sapore vorremmo vedere. Ah, provate. Okay. Oh, intanto tu poi arriverai intanto adesso. Adesso preparo il baccalà con le patate. E noi facciamo un piccolo stacco, va bene? Grazie. Buoni queste linguine, vero? Sì. Linguine col baccalà, invece adesso stiamo facendo del cosa? Pastificio Masciarelli di Prato La Peligna. Ah, salutiamo. L'abbronzo. Ciao. Si pulisca la bocca. No, non si vede tanto, io perciò non lo devo fare. Tu me lo fai vedere. Ok. Fatemi pulire la bocca. Non mi inguardate, inguardate cosa mi ha fatto. Adesso sto preparando il baccalà con le patate. Questo è un baccalà. Questo è un classicissimo secco. Piatto che sanno fare tutti. Sì. Tu di meglio, se fare meglio? No, guarda gli altri, metterò più attenzione. Ma perché vedete allora, scusi? È perché questo è un piatto lavorato. Ah, che lavorato, parlacene. Allora, solita procedura, si ammolla il baccalà. La sera? No, per 36 ore almeno. Mamma mia. Si cambia l'acqua almeno 3 volte al giorno. Ti bisogna svegliarsi pure di notte allora almeno. No. Fagli orare. No, se la metti in frigo, se non hai l'attrezzatura come la prima. Tu ce l'hai l'attrezzatura, sì. Tu ce l'hai l'attrezzatura nella tua garçonniere di Castellalto? È incredibile lui. Poi si spezza, si fanno dei pezzi, si asciuga bene, si infarina appena e si soffrigge. Poi si mette in una carta assorbente, nel frattempo si friggono anche le patate. Poi si fa il solito trito, sedano, cipolla e carota, si appassisce un po' di pomodoro, sì. Mezzo bicchiere di acqua e si mette sia il baccalà che le patate insieme, si copre 10 minuti. Ecco il risultato. Tu hai spiegato i passaggi, ma qua praticamente sì. In questo piatto ci sta tutto quello che hai fatto già. Sì. Quindi era impossibile. Sarebbe pronto tra quanto? Il baccalà è quasi pronto. 10 minuti? 10 minuti, io ho detto, da quando metti il baccalà e poi le patate. E quando è il tempo hai messo? Io già 5 minuti fa. Quindi poi ci mancano 5 minuti soltanto. Sì. Ma ti pare troppo? No, va bene, ma il dolce che sarà? Ancora. Una sorpresa. Lo dichiara? Una sorpresa, sì, una sorpresa. Ma dove sta? Stavo qua sopra, non l'avete messo. Il frigorifero l'avete messo? Non tocchi niente. Non tocchi niente. Si deve... Torniamo un attimo a questo piatto del baccalà. Ah sì, torniamoci. Io al vapore. Ho un po' sottovalutato questo piatto al vapore. Perché fatto quando male? Lo assaggi vedrai. La morbidezza. La morbidezza. Però la gente dice, ma tu sembra un baccalà e devi far questo capire. Questo è un baccalà. Dovete dire perché è importante questo baccalà. Te lo sta dicendo. È un baccalà salato fresco. Costa poco, vero? No. Delle isole Farove. Lo stock costa di più. Quello è più buono. Pescato da piccole barche che la sera rientrano. Le isole? Farove. Giusto? Vicino alla Danimarca, vicino alla Norvegia. Stato tu lì? No. Ci andremo. E ma fa la gita a Farover, dai. D'accordo, bellissimo, è una cosa bellissima. In Danimarca. Attendo, fa rapido. Queste piccole barche che la sera rientrano e quindi fanno i filetti di baccalà e lo salano senza essiccarlo. Lo preparano gli stessi pescatori quando rientrano. Viene dissalato, messo nell'acqua almeno 36 ore. E se voi lo fate al vapore, ma al vapore senza che la pentola tocchi l'acqua, perché sennò diventa bagnomaria, sembra di mangiare una spigola per quanto è delicato. A fianco, oltre che a questi cavoli, che adesso è il periodo in cui si trovano, si può anche mettere una verdura soffocata. Soffocata, cioè che significa? Soffocata, messa in padella senza niente, senza olio, senza aglio. Quella lì è soffocata? Questa no.
questo è l'estate, che sono cavoli, ma una spinacio, una cima di rape può essere messa nella padella. Un baccalà carciofo di rape è un piatto buono, sì, classico, buonissimo. Lo ricordo, questo. Fra un po' le rape sono pronte e faremo queste anche verdure non perdono niente, rimane tutto il ferro, rimane il sapore e tira fuori un liquido che diventa una specie di condimento della verdura, quindi risparmiando olio, aglio, peperoncino nella naturalezza più assoluta. Una cosa sono le parole, una cosa è la pratica, io devo provare per capire se quello che tu corrisponde a Verzao. Corrisponde. Avevi dubbi? Parla. Quindi ecco, questo è un modo di preparare questo baccalà che può essere un piatto facilissimo da fare con pochissimo tempo. Il tempo di al vapore cucinare il baccalà, fare la verdura nello stesso tempo, quindi un quarto d'ora si prepara questo piatto tranquillamente. Tu a quale titolo parli? Per l'esperienza che sto facendo con il ristoratore, perché sì, ma tu che incarico hai? Dillo. Sono il fiduciario di Slow Food della Val Vibrata e Giulianova. Perché metto prima Val Vibrata? Perché adesso sto con una cuoca. Ah, secondo, bravo, complimenti, secondo lei. L'altra sera stavamo a Giulianova. Mi messo prima Giulianova. Prima Giulianova, chiaramente, il rispetto. Vedi? Oh, mo le abbiamo messe tutte e tre. Sì. Quindi mo si può cominciare a pensare al dolce, che ne so. No, è presto. Cioè abbiamo un quarto d'ora. Lui deve cantare ancora, è presto, ma deve stare nel frigorifero? Sì. Perché è nascosto? Sì. Io volevo dire un'altra cosa, scusate, contemporaneamente al Salone del Gusto a Torino. Dove andate con lei? Con lei che domenica sera farà questa cena. Fatemi sapere? Sì, senz'altro. Mandate una cartolina da Torino. Si svolge contemporaneamente Terra Madre, che è l'incontro di 3.500 contadini di tutto il mondo, di persone che magari non hanno mai preso un aereo, che non hanno mai dormito in un albergo, è che a un certo punto non parlano inglese, parlano la loro lingua, ma si capiscono tra di loro, perché sono persone che lavorano con le mani la terra, quindi la comunicazione avviene attraverso l'esperienza che queste persone hanno fatto. Così, finita all'improvviso. Chiaramente fare un discorso, un comizio. Queste persone porteranno i loro prodotti. Lei. C'è stata già, sì. Come andò? Ma questa è una classifica, una cosa, no, non si vota. Una partecipazione, basta. E l'altro giorno Carlo Petrini, in un articolo su un giornale nazionale, diceva che bisogna tornare alla zappa, perché noi con la tecnica, con la scienza potremo arrivare dappertutto, ma non potremo mai mangiare un computer, dovremo sempre mangiare qualcosa che viene dalla terra. E questo è il motivo di Terra Madre, dedicato a queste persone che lavorano con le mani e danno la possibilità a noi di mangiare e nutrirci. Allora, parliamo del dolce dopo. Canzone, moda, arriverà. Nuova, una canzone fresca. Bella canzone. Piangerai come pioggia tu. Piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai. Ma sì, tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Arriverà una frase, una luna. Penserai che la vita è ingiusta e piangerai e ripenserai
alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, l'abbraccio che ti scalderà. Una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia penna a curare le tue voglie, la magia delle stelle, la poesia della neve che cade, rumore Allora, siamo qua, volevo intanto annunciare un evento musicale, va bene musicale? Sì. Che c'è il 27 ottobre all'ITIS Alessandrini di Teramo. Si chiama Linux Day. Che vuol dire? Linux è una piattaforma... Linux, una piattaforma come fosse una piattaforma da Windows. Organizzatore, amministratore, relatore del progetto Pizzi... Ah no, tu, Mirko, il fratello. Relatore professore di Berardis Mauro Mascetti Flavio e di Luigi Domenico. Ingresso gratis, eh? Non si paga, c'è anche il coffee break all'interno. Tutta la giornata dura? No, dalle 9 alle 12. Vabbè, bene, bravo. Bellissimo auditorium. Guardate che c'è qui, l'ho fatto vedere, bello fatto fare per bellissimo, me. Sì. Bello ti ho fatto fare tutto, allora, tutto for me. Va bene, for me che l'inglese... Questo è un plum cake classico, senza lievito. Scritto plum cake. Sì, cake. Perché dopo che si mangia questo, in genere... In genere, con questo no. Con questo no. E questo è farina, mandorle, uova e un pizzico di sale. Tutto fatto da te? Sì, 100 minuti in forno a 200 gradi. Più di un'ora e mezza. Poi si taglia sottilmente con la affettatrice, si mette in forno altri 10 minuti e viene fuori... Questo facci vedere. Questa è una crema classica. La prendi. Una crema chantilly. Chantilly. Si fa il metodo classico. Metodo poi classicissimo. Sì. Ne portati pochi, eh? Non ho fatto in tempo. Devo rinunciare io. Devo rinunciare. Non ho fatto in tempo. Perché questo correva. Ah, quale? A me ne ha rimesso questo. Scusi, non capisco. Queste fanno le capanze. Voglio pure. Ecco, va bene? Oh, più bello quello, a posto. Ecco qua. Allora, che ricominciamo da capo e spieghiamo tutto quello che hai fatto con i rispettivi ingredienti. Ok, un baccalà a vapore con dei broccoli romani, olio crudo, pepe. Ah, vabbè, lessati, devo spiegare tutta la procedura? Tutto. Vabbè, baccalà a vapore, poi raffreddato. Nel frattempo lesso i cavoli in acqua bollente, un pizzico di sale e li metto sopra guarniti. Linguina al baccalà e il sugo con un trito sedano, carote e cipolle, pomodoro. A metà cottura metto il baccalà, già tolta le spine a quadretti, lo faccio bollire ancora mezz'ora. Che le spine a quadretti? Tolte le spine, lo faccio a pezzetti. Ah, beh,
Ho detto tolgo le spine a quadrette, è saltato un passaggio, io non capivo. Lei mi mette soggezione. Sì, tantissimo. Ormai sei di casa. E il baccalà con le patate è il classico baccalà salino. La prossima volta ritorni sì. a fare un'altra cosa diversa dal baccalà. Perché sì, se no facciamo la carne. No, sì. sì, la carne, perché per esempio il pesce non lo fai tu? No, pesce no. E minestra che fece? Minestra. La pasta e fagioli. Anche, taglioline e fagioli, ma acqua e farina. Ma i granetti. I granetti? Pasta e fagioli, perché dovete cagnare? Ma la possiamo fare una pasta e fagioli qua? Sì. Non l'abbiamo mai fatta. Ok, la prossima volta li facciamo. Sei d'accordo? Sì. Pasta e fagioli. Pasta e fagioli. Perché guardi l'orario? C'è paura che... No, sto... Saluta il marito, saluta il marito, dai, saluta. Ciao, ciao. No, come si chiama? Alberto, Giovanni, Giuseppe? Nicola. Nicola! Allora, poi eravamo lì ai spaghetti. Gli spaghetti li abbiamo detto già. Non li abbiamo mangiati ancora però, io li ho provati, va bene. E poi il baccalà con le patate, quelle si infarina, si frigge, si mette in una padella dove già precedentemente abbiamo soffritto un po' di sedano, carote e cipolla, mettiamo un po' di pomodoro, due tazze d'acqua, due bicchieri è uguale, disponiamo il baccalà e le patate già fritte, lo copriamo, 10 minuti, un quarto d'ora ed è pronto. Guardate che bei colori, vero? Hai visto il primo piano che t'hanno... guarda, va bene? Bellissimo. Così deve venire, è giusto, quindi sì. proprio così. Dobbiamo parlare di una bella iniziativa però, sì. di voi, Slow Food Val Vibrata, Giulianova, che fate il 25 ottobre alla Tacchinella, che è stata anche ospite qui da noi, con grande successo, vero? Li salutiamo, così chiamiamo? Sì. Aurora. Aveva detto a tutta... Castelnuovo che veniva, tant'è vero che facciamo un quiz. Non dissi chi era il nome, se c'è qualcuno che conosce la signora, telefoni. No, no, era quella di Pervoglia. Viterbogno. Ma Pervoglia, di Castelbasso, è vero, sì. scusa. Pervoglia, non volle dire il nome, chiamò uno, indovinò. Perché lei, come te, aveva detto tutta la zona che veniva qua. Poi ma c'è detto qualcosina, sì. No, no. Allora, questo è un gioco del piacere sul tacchino. Il tacchino, così, un gioco sul piacere sul tacchino. Arrivato dalle Americhe, in provincia di Teramo, ha avuto un risultato grandissimo con due ricette straordinarie. Il tacchino alla canzanese fatto con la gelatina e il tacchino alla neretese, cotto al forno come se fosse in porchetta. Quello alla canzanese si mangia freddo, questo si mangia caldo, con le verze e con peperone fritto. Facciamo una bella sfida a tacchini. Ma avete ben altra idea? La signora porta quella canzanese. Qua invitiamo una decina di persone e facciamo assaggiare. E poi facciamo votare. Te la senti tu di fare la sfida con la canzanese? Perché no? Non no, canzanese, io faccio la neretese. Eh sì, con la sfida con la canzanese. Con la canzanese. Pronto? Che dici tu? E poi ci sarà un terzo tacchino qui. Vabbè, un terzo incomodo, no, quello è previsto. La festa del ringraziamento in quello ciccione americano. Sì, ripieno di mollica di pane, di castagne. Ma ci mettono di tutto. Tutto. Mamma mia che tacchino, perché è pieno, eh. No, no, il tacchino è grande, non è che sia pieno, è pure, grande. Ma, è un tacchino ma pure grande. Quello ci sarà quella sì, sera? Il tacchino del ringraziamento. Che ci sta dentro? Dai, aiutaci. Mollica di pane, castagne, un po' di verdure, melograno, chicchi di melograno, cioè tu, burro di arachidi, un'americanata. Cioè purtroppo non sono come noi per la cucina, ma ci mancherebbe. Beh, su, abbiamo 5 minuti, ci dice la regia, perché te fanno, sai perché? Perché vogliono venire a mangiare qua, ma dillo, basta di 4. Allora, grazie signora bella. Grazie a lei. Torni allora un'altra volta. Senz'altro. Io mi metto voi pasta e fagioli, perché tu non mi dici, tu volti in ballo pasta e fagioli, è grave. Ti faccio pasta e fagioli. No, ma è grave, io ho questa preferenza. No, io adoro. Adoro. Sì, tu invece mi tutto secondo tradizione. A me pasta e fagioli piace molto. Quindi già si sta prenotando, va bene. Sì, sì, dottor professor cavaliere ufficiale della cucina Grilli, Raffaele Grilli, conosciuto in tutto il mondo. Ma scusa, ma quanti giorni sei a Torino? Un giorno. Che giorno è? Domenica lei. Ah, quindi tu riparti? Io arriverò sabato su perché ho altri due laboratori da gestire. Vabbè, insomma, tu poi uno dedicato ai dolci abruzzesi e un altro dedicato ai prosciutti. Vedo lo stesso qua. L'ultima canzone, qual è? Voglio fare una dedica a te.
Che cos'è? Una dedica a te. No, 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 una sfida, una dedica. E se ne mi piace, te sforzo. È un brano bellissimo, riscoperto. Chi lo stabilisce che è bellissimo? Non c'è un bello oggettivo. Lo dico io, perché... Brutti oggettivi, sì, ma che io vado a ricerca dei brani Vabbè, vecchi per scoprire. Ti lasciamo, io mi scappo, me ne vado. Condigo... Grazie alla signora Nepa. Grazie Roberta a lei. Nepa. Grazie molto. Grazie al professor Cavaliere Ufficiale, Gran Mascalzon, figlio Gran Put, Grilli. Il famoso Grazie. Titolo di Fantozzi. Grazie a tutti i nostri... telespettatori, guardate che bontà, fa un'ultima passata, grazie Simone, Simone Deusagno, guarda che bella cosa, uno va là, c'ha tutto, cioè il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il dolce, tutto quello che volete, canta, che ti passa la paura, buon appetito, ci vediamo nel pomeriggio, sono cose interessanti, e poi domani con Venerdì Pesce, con Roger e con il quiz, per vincere le cozze, a dopo. Contigo aprendí que existen nuevas mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hace mayores mi contagia la alegría y hacerte coso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz de otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, que pueda irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo